Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un nuovo video haul. Vi avevo detto che mi dovevano arrivare ancora delle cosine, non sono arrivate in tempo, poi ho preso pure delle magliette che vi devo assolutamente far vedere. E quindi, visto che le cosine non erano arrivate in tempo, ho registrato un secondo video. E ci sta, e ci sta, e ci sta. Mi è arrivato il paccozzo con tutte le cose di puro bio super scontate, scontate del 50%. Una bioprofumeria siciliana ha messo tutto al 50%, poiché non spedisce, non spediva eccetera eccetera. Una mia amica lavora proprio lì attaccata, appiccicata, mi ha dato questa notizia e io ho approfittato di lei. Praticamente lei mi ha preso tutte queste cosine in sconto. E adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Se volete sapere il nome della bioprofumeria, vi ripeto, non spedisce, però si chiama Verde Mela e si trova, magari se siete nella zona, si trova a Termini Imerese, in provincia di Palermo. E quindi tutto puro bio in super sconto. Grazie Miriana, grazie per questo immenso favore che mi hai fatto. Grazie Miri. Allora, che cosa ho preso? Vi faccio vedere. Di puro bio, perché ho preso tutto di puro bio, ho preso il fondotinta, questi qua della linea Drop Foundation. Eccoli qua, della linea Drop Foundation, ho preso lo 03 e lo 02. Ovviamente io queste cose le provo e vi dico. Allora, so che di questo fondotinta ci sono già tante recensioni, ma se volete io vi posso fare una review indossandolo il fondotinta, cioè lo proviamo insieme, proviamo il fondo e vediamo che effetto fa, se come lo trovo. Ditemi se volete una review dettagliata sul Drop Foundation, che ve la faccio. Si presenta così, questo è lo scatolino, poi all'interno c'è con la pompetta, praticamente col contagocce, eccolo qui, ed è da... quanti ml? Da 19 grammi, 15 ml, sia lo 02 che lo 03. Ho preso entrambi i colori, uno perché erano super scontati, due perché non sapevo bene il colore che mi serviva, ho detto mal che vada, ne miscelo e ciao ciao. Infatti ho fatto bene, perché miscelandoli mi danno poi la colorazione perfetta. Ma oltre al Drop Foundation ho preso il Sublime Luminose, praticamente il correttore, nella colorazione 02 l'ho preso il correttore, che si presenta così. Allora ragazzi, prezzo di listino tutto al 50%, ho speso più o meno intorno ai 50 euro, però ho preso una marea di roba, e ripeto, dal prezzo di listino il 50 ho avuto, non so se è ancora in sconto, non ne ho idea. Questo qua è lo 02, 02 il correttore, perché Puro Bio fa due tipi di correttori, questo qua è il Sublime, poi c'è anche quello lì della stessa linea della BB Cream e del fondotinta, che adesso vi faccio vedere, poi c'è quello che è della stessa linea della BB Cream, che è la Sublime BB Cream. Io già ne ho utilizzate almeno tre di queste, con SPF 10. Anche il Drop Foundation ha un SPF 10, è anti pollution ed è nickel test, quindi se avete problemi sul nickel va benissimo. Anche questo SPF 10, anche il Sublime BB Cream, di questa ve ne ho parlato, riparlato nell'arco degli anni, mentre il fondotinta, se non mi sbaglio, è uscito l'anno scorso. Questa, cioè, c'ha un bel po' di anni, ma la adoro sempre, sarà la quarta tipo che utilizzo, e questa in particolare l'ho presa nella colorazione 02. Poi che cos'altro ho preso? Ho preso la cipria, sempre nella colorazione 02, cipria che mi è arrivata un po' si è un po' sgretolata sul lato, come potete vedere, però purtroppo quando i pacchi vengono spediti, vengono sballottolati, può capitare, e quindi così, poi ripeto, non è che me l'ha spedito la bioprofumeria, ma sta mia amica, quindi
ci può stare, ed è la 02. E che cos'altro ho preso? Non ho provato mai nulla, nessun contorno occhi, né nessuna crema di Puro Bio. Ho approfittato, ripeto, del super sconto e ho preso il gel contorno occhi idratante e defaticante. Eccolo qui, ha una PAO di 6 mesi. Vediamolo, c'era anche qui l'anti-age, ma era finito, non ce n'era, e quindi ho detto ok, provo questo qua. Io avevo pensato anche di farvi un video dove vi parlo di tutte queste cose, però forse è meglio se vi faccio prima un video dove vi parlo del fondotinta e magari del correttore, e poi vi posso fare un altro video dove vi parlo di questi prodotti della Skin. Li provo, li testo per bene, ovviamente, i prodotti della Skin, mentre il fondotinta è azione più rapida, perché riesco a dirvi velocemente, velocemente nel senso nel giro di qualche giorno, che cosa ne penso. Per i prodotti della Skin ci vorrà più tempo. Gel contorno occhi, poi che cosa ho preso? Ho preso, vi faccio vedere. Ho preso la crema viso idratante leggera, anche di questa c'è anche la versione anti-age, ma non c'era. Crema viso, questa qui, che ho detto in estate può andar bene visto che è leggera, per evitare di, perché spesso in estate quando si applicano prodotti troppo, è il cane che abbaia sotto, quando si applicano prodotti troppo intensivi d'estate, poi va a finire che ci suda il viso, eccetera eccetera, quindi magari sotto ci vado a mettere sempre l'acido ialuronico e sopra magari una crema leggermente un po' più leggera. Ma ripeto, vi faccio sapere, perché sono prodotti che non ho mai utilizzato. E ho preso anche, sapete il mio amore per le mousse, la Bubble Mousse detergente viso, sempre della Puro Bio, e quindi tutte queste, quindi crema viso, contorno occhi e Bubble Mousse. Volevo prendere anche il siero, ma era finito, quindi ho detto così, faccio la routine completa, la provo tutta, vedo com'è, poi ve ne parlo. Ma era terminato, quindi non l'ho potuto prendere, era terminato sia quello per pelli secche che quello insomma normale. E poi la mia amica, che è un tesoro, già mi aveva insomma fatto sto favore, mi aveva preso tutta sta roba, ma mi ha preso anche un regalino, che è il profumo Roll-On di Montalto, Mora e Lampone. Eccolo qui, Mora e Lampone, in questa versione Roll-On. Eccolo, veramente molto molto carino. Sì, fa proprio un profumo di mora, per intenderci. Quindi è un profumino, profumo Roll-On Mora e Lampone Montalto, anche la confezione è carinissima. Mora e Lampone, una fragranza per la donna che vuole indossare allegria e femminilità. Di Montalto io ho provato diverse cose, e poi c'erano dei sample. No, aspettate, non ho finito, mi sono dimenticata di farvi vedere le maschere viso, che dico. Ho preso la maschera viso Miranda, maschera viso in crema per pelle grassa con acido ialuronico. Ecco qua, ho preso sia quella per pelle grassa che per pelle secca, perché le voglio provare tutte e due, con acido ialuronico. E poi ho preso maschera viso in crema con acido ialuronico, però questa è alla banana, quindi sono entrambi per pelle grassa, ma sono una alla mandorla e una alla banana. Pensavo di averne presa anche una per pelle secca, vabbè, mi sarò sbagliata. Comunque, una alla mandorla e uno alla banana mousse. Sì, poi vi faccio sapere com'è, anche se io non è che ho una pelle grassa, però vediamo. E poi ho preso questa, però non è di Puro Bio, ma è di Fabio Lodi, Fabio Logica, la lumaca del sud, con il 20% di bava di lumaca, maschera viso alla bava di lumaca siciliana. Eccola qui, quindi ho preso anche questo, stendere la maschera sul viso e collo, lasciare agire per circa 15 minuti e poi risciacquare. Quindi proverò tutto, poi vi faccio un bel videozzo. Penso, ripeto, che ve lo divido in fondotinta e correttore, e poi prodotti per la Skin. C'è un sample della crema contorno occhi idratante antirughe, quella che volevo provare. Io volevo provare questa antirughe, e poi crema viso idratante leggera, quella che ho preso, poi un altro contorno occhi
anti-rughe. Allora, ho due sample del contorno occhi anti-rughe, quindi può darsi che ci riesco a fare una bella settimana. Se ci riesco a fare una bella settimana, vi faccio una review. No, ne ho tre, raga, quindi una settimana piena ce la faccio sicuramente. Quindi ringrazio, perché la bioprofumeria sapeva che io volevo provare quello anti-age ma non ce l'aveva, evidentemente aveva i sample e mi ha fatto questo grande favore di darmene tre anti-rughe, così ho una bella settimana intera sicuramente, forse pure qualcosina in più, perché all'interno ci sento veramente molto prodotto per provarlo, e riesco poi quindi a dirvi sia come trovo quello idratante che come trovo, essendo tre, perché uno solo è impossibile, non riesco, ma quando sono tre o quattro sample dello stesso prodotto, bene o male, visto che ne serve poco di contorno occhi, riesco a dirvi che cosa ne penso. E vabbè, di Bottega Verde, Pepesca, Nettarina, e poi qui c'era la crema viso idratante che ho comprato in formato full size. E queste erano tutte le cosine di Puro Bio. Ma che cos'altro ho preso? Vi ricordate che su Instagram vi avevo chiesto se dovevo comprare o no un paio di scarpe? Vi avevo messo un sondaggio, che dite, le compro oppure no? Voi mi avete detto di comprarle, e Sara che fa? Le compra! Se mi seguite su Instagram avete sicuramente già visto ieri che vi ho fatto lo spacchettamento, visto che me l'avevate suggerito lì. Ve l'ho fatto in anteprima lì, e ho preso le scarpe che ieri già ho indossato, ma ve le faccio vedere lo stesso. Le ho prese sul sito, che è la prima volta che ci acquisto, che si chiama escarpe.it. Io in realtà, poiché sono di le New Balance, le volevo prendere sul sito New Balance, che erano poi tra parentesi a prezzo pieno e venivano circa 80 euro. Non c'era il numero, perché a me serviva 37 e mezzo, mentre c'era il pomeriggio, la sera ho messo il sondaggio, evidentemente dopo il sondaggio mi avete fatto razzia delle scarpe, sto scherzando ragazzi. E quindi non le ho più trovate, cioè mi è preso un colpo. Le ho trovate su questo sito e le ho pagate pure super scontate. Infatti, invece di 80 euro che le avrei pagate sul sito di New Balance, le ho pagate 55 euro su questo sito. E sono l'oro, adoro. Le ho indossate ieri, raga. Le ho già indossate, sono rosa, fanno questo effetto che cambia in base alla luce. Vedete anche lì dietro questo effetto con la scritta New Balance. Qui hanno anche la N che fanno proprio questi effetti di luce meravigliosi che mi piacciono un sacco, e quindi le ho prese. Poi la mia amica Carmen del canale Milk Coffee mi ha messo in testa anche un'altra tipologia di scarpe, che adesso vediamo se le prendo oppure no. È una Monella, noi vabbè ci sentiamo eccetera eccetera, quindi spesso ci confrontiamo, magari che dici, ti piace questo, che dici, ti piace quello, che dici, compro questo, ma lei mi tenta continuamente, quindi dice, è possibile che farò anche un altro acquisto di scarpe, l'ennesimo paio di scarpe. E quindi niente, insomma, queste qua erano le New Balance. Grazie Carmen che mi tenti. E poi vi devo far vedere una cosa troppo bella. Vi devo far vedere, ieri sono stata ad Alcott, perché mi viene da ridere, perché poi dopo, vabbè, come vi dicevo, le ho fatte vedere a Carmen, quindi ci siamo, insomma, guarda che cosa mi sono comprata. No, noi facciamo queste cose un po' da folli pazze, bambine di 3 anni. Allora, sono andata da Alcott, sono entrata da Alcott, entro da Alcott e vedo magliette di Topolino, magliette della Coca-Cola, cioè hanno il mondo, quindi ci devo tornare per prendere altre cose. Ma all'improvviso i miei occhi si illuminano, una luce rosa mi abbaglia, e che cosa trovo? Barbie! Oh, ragazzi, quando ho visto Barbie non ci ho visto più. Mio marito non voleva farmele prendere, perché mi ha detto, ma tu non stai bene, cioè tu non hai 15 anni, ma dove vai con la maglia di Barbie? Ho detto, senti, non ti intromettere, io mi devo prendere le maglie di Barbie. Allora ho preso questa
fondo bianco scritta rosa, c'era anche fondo nero scritta fucsia, e questa qui costa 8,95 euro. Io l'ho presa nella taglia XS, cioè dalla XS alla XL, 8,95 euro. La XS mi va, insomma, mi va bene. E questa con la scritta Barbie, allora raga, io già me la immagino messa nei jeans neri con la cinturina dello stesso colore della scritta Barbie, e poi ho visto anche un blazer che non ho preso ma che torno a prendere perché ho diversi Alcott qui nelle mie zone, un blazer dello stesso colore a tre quarti che veniva, se non mi sbaglio, 29 euro più o meno, ma quello voglio tornare a prenderlo. Io ho visto anche i jeans neri completi, perché io ce ne ho un paio che sono tendenzialmente neri ma non sono proprio neri, vanno sul grigio. Ne ho visto un paio neri che vanno sopra la caviglia, iper stretti, magari ci metto la magliettina dentro, la cinturina dello stesso colore della scritta e il blazer magari di sera, perché qui sta facendo ancora un bellissimo tempo. E ho preso questa qui con la scritta Barbie. Poi magari, se faccio questa outfit, se vado a comprare il resto delle cose, se volete vederlo scrivetemelo, che magari in un vlog ve lo faccio vedere. Ma non è finita qui, perché ho preso anche questa con tutte le scritte Barbie, perché Barbie è Barbie è Barbie. Questa con tutte le scritte Barbie, però non c'era la XS, l'ho presa S, va bene uguale, perché veramente c'è un centimetro di differenza. Poi, essendo che io la metto nei jeans, fa anche un po' l'effetto morbido e quindi va bene. Questa qui costa 10,95 euro. Le taglie disponibili anche sul sito sono sempre dalla XS alla XL, e quindi questa 10,95. In realtà all'inizio avevo preso solo questa. Poi, perché mio marito mi ha detto: no, ma questa è troppo, tutte le scritte Barbie, ma dove vai? Poi ha visto che io sono rimasta malissimo, ho fatto: vabbè, fai quello che ti pare. Cioè, io me lo sono fatto di due volte, mi sono ritornata, perché mi aveva fatto un attimo sentire in colpa nel dire: mi prendo le sa. Però io le volevo. Allora, vi spiego, 3 anni fa all'incirca The Zenith aveva messo i pigiami di Barbie e delle maglie, io non ce l'ho fatta in tempo a prenderle, ci sono rimasta malissimo, ma veramente ci sono rimasta malissimo. Quando ho visto queste mi sono illuminata. Ditemi se anche voi avete questo amore per le cose barbinose. Io c'ho per Barbie, per la Disney, infatti c'erano certe di Topolino e una anche di Lion Guard, sempre tra gli 8 e i 10 euro, quindi ho intenzione anche di prendere altre cosine, e adoro, adoro, adoro. Cioè, se trovo pure il pigiama, pure il pigiama, faccio, ho detto: ma ci sono solo queste cose di Barbie, non è che per caso c'è altro. Proprio da psicopatica. E poi ho preso anche quest'altra maglia, sempre con il fucsia, però non trovo. Comunque questa qua viene 3,95 euro. Anche l'anno scorso la presi col verde e col rosa, quest'anno l'ho presa col fucsia, ma ho visto che ci sono anche questo taschino qua, ripeto, costa 3,95 euro. Ho visto che c'è anche in altri colori, tipo giallo, tipo un verde fluo. Sicuramente prenderò anche altri colori quando ritorno, perché ieri comunque ho fatto un po' le cosine di fretta, perché non ero uscita per fermarmi da Alcott. E queste qui, ripeto, trovate tutto dal sito, però se avete un Alcott vicino è meglio, tanto comunque adesso nei negozi non potete provare niente, ma le cose le potete provare solo a casa, quindi o ve le prendete e ve le provate a casa, o le prendete dal sito, cambia ben poco, giusto per avere la possibilità magari di vederle, per non pagare le spese di spedizione. E quindi queste le mie cose barbinose, cioè io contenta come una pampina, e quindi le mie cose barbinose. E poi, come ultima cosa, vi faccio vedere questa Yankee che ho preso da una ragazza in un gruppo, che è una fuori produzione, la Chocolate Peppermint. Eccola qua, fa proprio un profumo di menta, pazzesco. Eccola qui, ho fatto uno scambio, io le ho dato, io le ho dato la cappuccino, perché ne avevo già un'altra incominciata di cappuccino, ho visto questa che è la Chocolate Peppermint e l'ho scambiata con la Chocolate, che fa veramente un odore di menta
stupe derrimo. Allora, raga, sono stata da Sephora, poiché avevo addocchiato una palette viso che mi piaceva un sacco, ho approfittato e avendo uno sconto del 15% ho detto adesso ci vado, perché questa palette online non era disponibile, era disponibile solo in negozio. E quindi l'ho presa approfittando dello sconto, l'ho pagata 39,10 euro e quindi vi faccio vedere di cosa parlo. Parlo della Too Faced Cocoa, che adesso vi faccio vedere tutto il suo splendore. Questa è la scatola esterna. Come vedete sembra una tavoletta di cioccolato. Questo è il pack della palette, tutta marrone e oro con la scritta Too Faced e Cocoa Contour, e vediamola all'interno. Ma guardate che meraviglia, guardate che bella 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 bella, guardate un po', con gli illuminanti, le terre per i contouring. Poi ovviamente, se voi volete, vi faccio un video dove ve la mostro nel dettaglio, e vi faccio vedere anche gli swatch, e quindi con tutte le cialdine a forma di tavolette di cioccolato, veramente un super super spettacolo. Io quando l'ho vista online ho detto no, la voglio. Anche il profumo è molto molto buono, è tipo un vanigliato, più che di cioccolata profuma di vaniglia, e non me la potevo lasciare scappare quando poi sono andata a fare un giro a Napoli, l'ho vista in negozio, c'era lo sconto, ho detto no cara, devi essere la mia, devi essere mia, 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 mia. E niente, questo è quanto anche per la palette viso. Io amo follemente le palette viso, ne ho diverse e mi piacciono e le utilizzo, le adoro tutte. E niente, raga, queste erano le cosine, perché poi vi ripeto, vi avevo fatto già un altro video haul da poco, quindi non è che avevo tutte queste gran cose da farvi vedere. Queste sono le cosine che ho preso. Poi magari, se farò altri acquisti, vi farò qualche altro video haul. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetemi al canale, ditemi se avete delle cose da consigliarmi, scarpe, se avete delle cose che avete visto. Allora, io mi sono innamorata di due tazze della Disney. Sono andata ieri alla Disney ma non le ho trovate, quindi spero di riuscirle a trovare. Quindi, se avete delle cose da suggerirmi, scrivetemelo giù nei commenti. Sarò veramente contenta, insomma, di vedere se possono interessarmi. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!